Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 39esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, allora ragazzi, ci siamo un pochettino soffermati, non ci siamo più di tanto soffermati nell'altra puntata sull'armatura, anzi non l'abbiamo proprio fatta, e in questa nuova puntata volevo per l'appunto andare avanti, quindi faremo le ginocchiere, le gambali, chiamatele come volete, ma si chiamano in realtà i Power Armor Legs. Crafting veramente semplice come al solito, ormai è una cosa, ormai è una frase epica, sempre dire crafting molto semplice. Cos'è questo binario? Mi sposa il truck, ok. Semplicissimo, allora ci vogliono 5 steel plate, che ormai sappiamo già come vengono craftate, comunque uno lo crafteremo lo stesso, e 2 control circuit. Ma dalla forma sti control circuit sembrano che vadano nelle ginocchia, quindi avremo 2 bei circuiti nelle ginocchia. Allora, adesso vi faccio vedere qui, non spaventatevi ragazzi, questa è la cassa dei crafting della puntata. Voilà, non sono andato a fare un furto in nessun negozio, in nessuna banca, da nessuna parte. Questa è tutta la roba che ci servirà in questa puntata. E non crafteremo neanche tutto. Vabbè, a parte il fatto che un bel po' di roba già l'avevo craftata io per accorciare i tempi del video, perché comunque si stanno un po' troppo dilungando ultimamente. Però diciamo non potenzieremo neanche al massimo i Power Armor Legs, perché ci vorrebbe veramente tantissimo ferro e altre varianti. Comunque vedremo comunque i potenziamenti a cosa servono. Allora, prima cosa craftiamo. Allora, già 4 steel plate l'abbiamo fatti, e facciamo un altro steel plate e 2 control circuitry, qui uno già l'ho craftato e l'altro lo craftiamo. Sono già sistemati tutti ben per benino. Allora, facciamo l'altro steel plate, così arriviamo a 5. Sono 4 di steel, ragazzi, per chi non lo sapesse. E il control circuito, va bene, semplice, va fatto nel reach ed alloy. L'ho messo da parte giusto così per chi vede le puntate per le prime volte, così almeno sa come fare i control circuit. Allora, voilà. Quindi 1, 2, 3 steel plate sopra, 2 sotto e 2 ginocchiere verdi. Ecco qua i Power Armor Legs, ragazzi. Power Armor Legs. Ok, intanto a posto della R ci metto la L come i cinesi. Non so come mai. Va bene. Andiamo a vedere. Ok, ce li abbiamo qua. A parte il fatto che io li voglio già indossare. Io indosso i miei pantaloni. Belli, infatti, guardate, ora non lo sapevo. C'è le ginocchiere azzurre, ma io le volevo verdi. Allora, andiamo nel comodino verde, nel Power Tinker Table, sì, sentite a me, nel Tinker Table, ecco qua il Power Armor Legs. Allora, come vedete ragazzi, a livello di armatura sono le stesse armature degli stivaletti, dei piedi, dei feet, non so come volete chiamare, e quindi la potenzieremo lo stesso in diamante, cioè faremo l'armatura comunque in diamante, quindi risultano come dei pantaloni, dei legs in diamante. Però per l'energia, ragazzi, c'è una cosa in più rispetto alle batterie. C'è il Kinetic Generator, che non c'entra niente con l'Xbox, Kinect, cose varie. serve praticamente per generare l'energia quando camminiamo. Praticamente, che ne so, boh, secondo me sfregando questi legs, o boh, muovendosi, non ho idea, però producono dell'energia che va a caricare. No, va a caricare le batterie. Non so se carichi solo le batterie dei pantaloni, dei legs, o anche le batterie in generale di tutta l'armatura. Io credo in generale di tutta l'armatura. Comunque, vedremo subito. Cosa craftiamo per primo? Craftiamo subito inizialmente la diamond plating, così almeno abbiamo la protezione, e l'advanced battery, così almeno abbiamo anche l'energia che ci necessita. Sì, che ci necessita, sì, si dice anche così, si può dire così. Poi, le altre cose ve le spiego successivamente, quando andremo, prima di farle, prima facciamo queste due qui e poi dopo andiamo subito a fare il resto. Allora, per fare il... Ah, sì ragazzi, io l'ho voluto potenziare in diamante perché mi serviva in diamante, però ovviamente potete farla anche in ferro, ragazzi, come se faceste un'armatura in ferro, eh. A me in pelle non c'è perché non serve, e poi sarebbe inutile perché comunque l'armatura è fatta almeno in ferro. E quindi io vado in diamanti. Energy e radiation li faremo molto più avanti, cioè molto più avanti, li faremo più avanti. Allora, ragazzi, poi vi devo dire delle cose che ho scoperto anche, eh? Delle cose che ho scoperto che ci, ah, una cosa che ho scoperto che ci potrebbe essere molto utile. Allora, control circuit, 5 diamanti per fare l'advanced, la diamond plating, sì, diamond plating si chiamava. E quindi
1, 2, 3, 4, 5, sempre al solito, e un control circuito. Ecco qui l'advanced. Ah no, non diamond plating, è l'advanced plating. Sì, sto sputando da tutte le parti per dire plating, comunque va bene. Advanced plating, ok, e adesso dobbiamo craftare cos'è ben detto, la batteria. La batteria, ragazzi, sì, adesso aspettate che però mi sono scordato, MV. Perché di fianco ci va qualcosa, ecco, io già sapevo, cioè pensavo che fosse il wiring, però essendo il mio passato di teste varie da scivolo, è meglio controllare. Allora, craftiamo subito la batteria: 5 silver, 2 glowstone e 2 wiring. Allora, come al solito, ragazzi, lo ripeterò sempre ogni volta che faccio questa batteria. Come prendiamo la batteria, non mettetela dall'inventario né da nessun'altra parte. Come la tirate fuori da qui, rimettetela subito nel crafting table, se no cambia l'ID e non potete più utilizzarla per craftare. E mettiamo i due wiring. Perfetto, ecco qui l'MV capacitor. E già che ci siamo, io crafterei anche il kinetic generator. Per craftare il kinetic generator ci vogliono due servo, due, sì, due, sì, due servo e un control circuit. Sì, allora due servo, no, due servo, ecco, craftiamoli qua, i servo lì che siccome li dobbiamo craftare, almeno li facciamo vedere anche sempre per i nuovi. Allora, bisogna craftare due solenoidi per fare un servo. Voilà, due solenoidi, però noi dobbiamo, sì, però ce ne vuole di più. Però noi, visto che dobbiamo fare due servo, quindi ce ne vogliono quattro solenoidi. Io qua già mi sono perso. Quindi sono due solenoidi, sì, per fare un servo solo. Ci vuole un servo solo. No, ce l'ho scritti, ragazzi, ecco per quello. Perché se no mi scervello. Sì, ci vogliono ancora wiring, che per fortuna ho. Comunque, sì, guarda. Un pochettino. Sì, ci vogliono due servo e un control circuit. Ecco, qui ce ne vogliono. Sì, no, sono giusti. Ragazzi, queste qua sono tutte quante le batterie che ho buttato via per quel fatto che vi dicevo che non le mettevo le mettevo nell'inventario e non riuscivo a capire qual era il problema per il fatto delle batterie che vi dicevo prima. Allora, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Ok, voilà. Allora, craftiamo subito i due servo, due servo. Vogliono due solenoidi, due di ferro, no, il ferro credo che vada sotto, ok, e due control circuit. Ecco qui i due servo per craftare come si chiama? Il kinetic, no, come kinetic generator. Ok, due servo ce li abbiamo, quindi li schiaffiamo qua. Adesso però ci manca il control circuit. Il control circuit, ragazzi, non mi ricordo neanche io come si crafta. Ah, sì, ci proviamo a memoria, ragazzi. In questa puntata, ragazzi, stiamo andando tutto a memoria. Stiamo andando tutto a memoria. E per chi vede le puntate da tanto tempo, questo è veramente un è veramente un traguardo. Adesso vedete che guardiamo che figura stupida che ci faccio io. Allora, ci vogliono i due control circuit qua, sicuro, sicuro qua. Scusate, avevo la mano davanti alla bocca e non me ne ero accorto, come i bambini. Mi sono ricordato a memoria addirittura come si fa il control circuit, ragazzi. Qua veramente mi sto evolvendo. Mi sto evolvendo, ragazzi. Mi sto evolvendo. Ecco qui il control circuit. Prendiamo anche gli altri due servo motor che ci serviranno per una cosa che un upgrade che faremo dopo ai legs. Allora, ecco una cosa che volevo dire, ragazzi. Mi hanno fatto notare che io nei video in descrizione metto in download il mondo più salva il modpack più salvataggio e non metto anche a disposizione soltanto il mondo per chi ha già il modpack. Ed è una cosa veramente scocciante, perché scaricarsi più di 100 MB di file ogni volta per chi vuole giocare con il mio mondo è veramente scocciante. Quindi adesso metterò in descrizione semplicemente il download del modpack, che rimarrà sempre lo stesso e lo cambierò soltanto quando nel caso aggiornerò questo modpack, e il download del mondo invece che cambierò di volta in volta e ve l'annuncerò nei video. Quindi questo qua è una cosa che ci tenevo a dirvi. Bene, allora, sì, intanto qua mi suona anche il telefono, puoi aspettare lì. Allora, eccolo qua, Power Armor Legs. Prima cosa, installiamo subito la batteria. Install. Quanto lo facciamo pesare? 5 kg, dai. 5 kg di batteria, ragazzi, sono già 15 kg. No, sono già 10 kg di batteria che mi sto portando, eh. Ok.
Poi vedremo, poi mano a mano comunque le batterie le sistemeremo in base alle esigenze, vediamo un po' quale si scarica prima, quale si scarica dopo per quanto riguarda sia i piedi, già per esempio per i... Sì, sto parlando troppo veloce. Già ad esempio per i legs potremmo anche diminuirla perché comunque ne consumiamo... Cioè no, per i leg. No, scusate, mi sto impallando. Stavo dicendo che visto il peso delle batterie, nel caso avessimo problemi di peso, per l'appunto, magari ridurremo delle batterie in varie parti, ad esempio quelli dei fit, nel senso quelli degli stivaletti, non servono a tanto, potremmo anche un po' ridurre il peso. Allora, bene, abbiamo messo l'advanced battery, adesso ci tocca il diamond plating, vedi, si chiama diamond plating, allora lo chiamano un po' così, eccola. Ah, ecco, ci va, per fare un diamond plating ci vuole Advanced Plating. Bene, adesso lo sappiamo. Installiamolo. E Armor, boh, non lo so. Qua non mi ricordo quanto aveva messo per le scarpe. Vediamo un pochettino quanto aveva messo per le scarpe. 3 points, quindi 3 kg. E metteremo 3 kg anche qua. 3 points. Ah, ecco, salgono le magliette là sotto. Me l'ero scordato. Vedete che scendono e salgono. 3.2 va benissimo. Bene. Per quanto ecco, e poi questo qua non dobbiamo anche farlo, sì, perché dobbiamo fare anche Kinetic Generator. E ancora questo qua, ragazzi, non l'ho installato neanche nel mio mondo test, quindi lo vedremo per la prima volta insieme. Installiamolo, voilà, eccolo qui. Energy Generator per 5 blocchi. Ah, ecco, vedi, dice tutto quanto. Per 5 blocchi 250 joule. Possiamo aumentarlo un po'. Mettiamo anche questo qui a 3 kg 297. Mettiamolo a 2 kg, eh. 405 joule. Beh, 2 kg va bene, 510 joule per 5 blocchi, a voglia, io qua cammino, a voglia quanto cammino. Bene, quindi per quanto riguarda, allora vediamo un po', lassù in alto a sinistra, ancora non ho capito se fa la somma di tutte le batterie o se solo la batteria della mano. Ah, ecco, se lo tolgo, mi sa che fa le somme delle batterie, sì, perché sono 199, 254, sì, sono 454, quindi fa la cosa normale. Poi ci sono altri 249, quindi andiamo a 500, 600, 700, quindi se mi metto la mano... Ok, adesso ho capito la batteria lì come la calcola. Quindi teoricamente se mi tolgo la mano e io cammino, dovrebbe caricarmi. Ah, ecco, sta salendo, non vedo perché c'ho un add là sopra. Vediamo un po' se schiaccio F12, ok. Vediamo un po', adesso non vedo bene. Ok, sì, sale la corrente. Non vedevo, ragazzi, perché avevo un indicatore là sopra e non riuscivo a vedere bene i numeri. Ok, perfetto. Quindi questa è una cosa davvero utile e sono veramente contenta di averla installata nei Power Armor Legs perché possono sempre servire, visto che la maggior parte delle volte rimaniamo quasi sempre a secco. Allora, ultima cosa che per questa puntata installeremo sono gli Hoopil sopra collina, che ne so, vabbè, Hoopil Step Assist e Step Assist, che praticamente a cosa serve? Avete presente quando fate le scale a cubi cubi, nel senso un cubo alla volta, o fate o dovete saltare per salire sulle montagne? Bene, con questo sistema potete saltare un solo cubo automaticamente, quindi senza che dovete schiacciare la barra spaziatrice o il vostro tasto per saltare, lui lo scavalca direttamente, ma solo un cubo, quindi 1 metro, visto che in Minecraft i cubi sono 1 metro per 1 metro per 1 metro. Questo qua lo installeremo e ci vogliono due, eccoli qua, perfetto, qua non c'è niente da configurare, ci vogliono due servo. E niente, vi spiego un attimo al volo questi qua cosa servono. Sprint Assist, io l'ho provato nel mio mondo test e vabbè, che lì gioco in creative per sperimentare semplicemente le funzionalità, ma niente di che. E Sprint Assist praticamente serve a due funzionalità: uno per far aumentare la velocità di quando camminate semplicemente, ma io quello lì ho preferito non utilizzarlo perché a me la velocità di quando cammina va abbastanza bene. Oddio, si potrebbe un pochettino, proprio un pelino più aumentare, si potrebbe un po' aumentare, però nel senso va bene, però vi fa veramente vedere delle differenze nella corsa perché vi aiuta veramente tanto. Ci vogliono 4 servo da costruire, che non è tanto, però con i materiali adesso, soprattutto col ferro, sto un po' scarseggiando e devo far scavare un bel po' il tunnel bore, e quindi sicuramente le installeremo nelle prossime puntate, e tra una puntata e l'altra ovviamente.
O se no magari facciamo una puntata dove facciamo tutti gli aggiornamenti dell'armatura, la potenziamo al massimo, vedremo ragazzi, comunque non vi preoccupate che non si perdono le cose, impareremo tutto. E il jump assist è una cosa un po' assurda, nel senso che vi dà una mano a saltare. Oddio, io a saltare in verticale non ho visto tanto differenza, lì comunque sta una cosa di potenziamenti, perché ci sono più, c'sono un bel po' di, tra questi due, sto impallando di nuovo oggi ragazzi, tra questi due upgrade ragazzi ci sono molte configurazioni da fare, ossia 3 o 4, non molte, però sono un po'. Però ho visto una grande differenza, diciamo, nel salto orizzontale, quindi se dovete fare un salto lungo 6 o 7 cubi, in base a quanto potenziate, li fate tranquillamente, ragazzi, e anche di più, nel senso, poi comunque questo lo vedremo tranquillamente, ci sono i moltiplicatori, c'è un po' di tutto. E una cosa che invece non ho avuto modo di provare, perché comunque non lo faremo per il fatto che ci va l'Iron Tooster, ecco, e questo qua che praticamente dovrebbe swim boost. Non faremo l'Iron Tooster qua, Trooster, vabbè, quella roba lì, perché ci vogliono tante Enter. Ci vogliono tante Ender Perle, che per il momento ci servono per altre cose. Comunque, ripeto ancora che lo faremo sempre. Lo Swim Boost praticamente dovrebbe servire per dare potenza quando camminiamo nell'acqua o sott'acqua. For underwater significa per camminare sott'acqua. Dovrebbe servire per quello, o sott'acqua o sopra l'acqua, non lo so. Comunque, col fatto di correre, ho notato anche la differenza sull'acqua, che se ci mettiamo a correre sull'acqua, quando sprofonda va lento, quando riesce di nuovo dall'acqua e fa degli degli, dei tratti più lunghi, perché comunque corre, ecco. Ed è utile, quindi il prossimo subito che faremo sarà questo qua. Bene, allora, vabbè, poi queste qua sono le cosmetiche, ricordo che servono semplicemente per personalizzare l'armatura. E quindi per quanto riguarda i Power Armor Legs, che sì, abbiamo 100k di energia, 126, certo. E per quanto riguarda i Power Armor Legs di questa puntata è conclusa. Però volevo dirvi quello che ho scoperto mentre stavo craftando tutta quella roba che vi ho fatto vedere. Ci è avanzato qualcosa, no? E vabbè, sì, un po' di wiring, ma fa niente, ci possono servire. Qua, ragazzi, nel Purification Chamber ci vuole sempre, tanto cancelliamo questo, ci vuole sempre il flint, non so come lo volete chiamare, e veramente io andavo in giro per miniere, nel senso che se voi andate a vedere in tutte le mie miniere, adesso che vi scaricarete, non so, il salvataggio, comunque aggiornerò il salvataggio in questa puntata, quindi nel link al download che troverete, e che ricordo è sempre uguale il link, ma cambia il pacchetto che andate a scaricare, ci sarà l'aggiornamento, diciamo, rilascio l'aggiornamento in questa puntata. E mi sono andato a pulire tutte le miniere dalla gravel, dalla sabbia. Vabbè, ragazzi, non c'ho più niente. Poi alla fine vado a scoprire che se prendo la gravel, ce l'ho, no, non ce l'ho, quindi tasto sinistro, prendo la gravel e la metto nel crusher. Guardate, guardate, guardate. Dai, su. Sì, tanto già ve lo state immaginando. Ecco qui che ci dà il flint, ragazzi. Quindi abbiamo trovato un sistema per utilizzare la gravel in eccesso, che comunque ne avevo veramente tantissima. Spero di non averne buttata nelle altre puntate, perché ho fatto semplicemente la figura da stupido perché non lo sapevo. Comunque ogni giorno, ragazzi, come vedete, si impara qualcosa. Ovviamente vi consiglio, non consumate tutta la gravel, non mettete tutta la gravel nel crusher, perché comunque un tot ci servirà anche per il tunnel bore, ovviamente per chi usa il tunnel bore. E io magari 64, 128 le tengo per il tunnel bore e tutto il resto nel crusher. Bene, allora, passiamo ai saluti, volevo salutare il primo ragazzo. Il primo iscritto che ha commentato nello scorso video, che è Cosi2000. Poi volevo salutare Necromante, che siamo sempre in ascolto, siamo sempre in comunicazione sul nostro server di TeamSpeak, che ricordo l'indirizzo ts.svarnak.net, che comunque è in descrizione. Reborn Sun, scusa che ho sbagliato il tuo nome, Reborn Sun, ok, perfetto. E Mr. Cima.
E bene, allora come ripeto, TeamSpeak, ts.svarnak.net, sono anche su Twitter con @TheMrTiger per chi volesse seguire le mie pazze avventure. E niente ragazzi, penso di non dover dire nient'altro. Se vi piace il video, mi raccomando, mettete mi piace ragazzi. E se non vi piace, se non vi piace, non mettete non mi piace, ma commentate, almeno possiamo migliorare la qualità dei video. E se volete iscrivervi al canale, sarà un vero piacere. Ragazzi, per oggi da Mr. Tyke è tutto e ciao a tutti!